Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel nostro angolo della rasatura. Sono passate altre 2 settimane dall'ultimo video, 2 settimane nuovamente fitte di impegni sia a livello lavorativo che familiare e che ci hanno impedito di stare di nuovo insieme. Ormai mi scuserete, avete capito che spesso e volentieri sono un po' incasinato, almeno in questo periodo, in questi ultimi mesi. Speriamo presto di tornare a una nuova normalità e ad una certa costanza. Comunque sia, non ci lamentiamo, l'importante è ritrovarsi quando è possibile. Lo sapete, per me questo è un divertimento oltre che una passione, quindi cerco di fare video quando posso, quando ho tempo e soprattutto quando riesco chiaramente a girarli e successivamente ad editarli e soprattutto a stare in compagnia del nostro amico Massimo, che è qui con me. Ci sei Massimo? Sei andato via? Ah, ci sei col palloncino? Palloncino, sì, un palloncino grosso così. Dopo lo... È lungo, perché quando lo gonfi diventa un coniglio, dopo lo gonfiamo. Allora, questa mattina giriamo di domenica mattina, quindi non siamo riusciti a girare il video di sabato. Inizieremo con una rasata alla testa, quindi rasatura della testa e successivamente con una sbarbata. Sbarbata di una barba abbastanza lunga, una barba di circa 5-6 giorni. In settimana non ho avuto veramente tempo, ho avuto pochissimo tempo, non ho avuto neanche tanta voglia di sbarbarmi. E per quanto riguarda la testa, in settimana, a causa mancanza di tempo, ho sempre utilizzato il multilama, quindi non mi sono dedicato all'utilizzo del DIE. Tant'è vero che questa mattina ho aperto il mio armadietto dei rasoi e ne ho preso uno a caso, andando a individuare un rasoio dolce, un rasoio dove potevo montare una lametta comunque sia performante che già conoscessi, ovvero il Mercur 33C, che conosco perfettamente per quanto riguarda la sbarbata, ma non l'ho mai utilizzato, se non ricordo male, per la testa. So però che è un rasoio dolce e se montato con la giusta lametta, ovvero questa mattina le Gillette 7 O'Clock Sharp Edge, sa fare anche il suo lavoro, sa essere anche performante. Mi raccomando però, prima di iniziare con la sbarbata della testa, con la sbarba pelata, lasciate subito un bel mi piace al video e iscrivetevi al canale, perché vi siete già iscritti, spero, no? Dai, cliccate su iscrivetevi e facciamo crescere il numero degli iscritti, così mi aiutate a farlo crescere sto canale, a sostenerlo, dai! Per quanto riguarda il resto del setup, pennello e sapone da barba che vedremo anche nel video della sbarbata. Per quanto riguarda il pennello, un bellissimo pennello artigianale di casa Essenzia Brushes con manico corto in mongano cubano e un bellissimo ciuffo in tasso Manchurian. E per quanto riguarda il sapone, che però approfondiremo dopo, utilizzo un sapone di Extra Cosmesi, ovvero Roma, una nuova linea regionale, quindi dedicata da Extra Cosmesi alle regioni. Ne abbiamo visti già alcuni, ne dovremo vedere anche altri. Questo in particolare ci tengo ad utilizzarlo perché l'ho già utilizzato, vi posso dire che è veramente buonissimo, una fragranza frizzante, elegante, particolare, dai, ne parleremo nel video prossimo, ma soprattutto perché mi è stato donato da Donato Ciniello. Ciao Donato, ciao, un abbraccione. Ci tengo a ringraziare Donato per il regalo che mi ha fatto, ci tenevo ad utilizzarlo e mi ha gentilmente regalato questo set. Un set che secondo me Extra Cosmesi con la linea dei regionali, non lo so, ma dal mio punto di vista ha fatto un passo avanti, non solo dal punto di vista meccanico complessivo ma anche di profumazione e di fragranze, perché mi piacciono veramente un casino, secondo me sono una meglio dell'altra. Comunque sia, sono tutte cose che delle quali parleremo successivamente nel video della sbarbata. Ora invece iniziamo a raderci e per prima cosa voglio mettere un filo, ma veramente un filo di acqua calda sul sapone. Aspettiamo che arrivi l'acqua calda, ci vuole un po'. Vai! Intanto Massimo, che urli? Che è un'ululata questa qui? Un'ululata del lupo?
L'ululata dei cavalli? Perché da noi i cavalli ululano. Mazza, noi abbiamo i cavalli che ululano. Cazzo, questa è una figata pazzesca. Noi abbiamo i cavalli che ululano. Quindi, per i cavalli che ululano, ragazzi, inutile che vi dica che pulisco lo specchio e che dovete lasciare subito un bel mi piace e iscrivervi al canale, perché altrimenti i cavalli qui non ululano più. Allora, iniziamo a prelevare il sapone. Leviamo l'acqua. Vado a prelevarlo ormai direttamente all'interno, lo sapete, della confezione e poi fare... Mamma mia. Sapone che ho già utilizzato diverse volte, sia in testa che in viso. È un sapone molto ricco, ma tutte cose che andremo a vedere nel successivo video della sbarbata. Un sapone molto ricco di elementi nutrienti, come ormai Extrocosmesi ci ha abituato. Devo dire che negli ultimi mesi, fra Extrocosmesi, Toscana Factory Lab, ho utilizzato dei prodotti italiani veramente di altissimo spessore, ne vedremo anche altri, saponificio Varesino, insomma, anche di quelli, Madonna, quanti ne devo sempre usare. Allora, prendiamo un pochino di prodotto che è avanzato perché mi dispiace buttarlo via e qui non si butta via una mazza, perché è un peccato. Peccato mortale. Sciacquiamo la confezione e siccome sono un noioso, lo voglio ripetere, ci tengo, sciacquo il sapone. Poi molti me lo chiedete. Ah, e non ho ancora risposto a un casino di commenti. Sciacquo il sapone, testa in giù 5-6 ore, testa in su anche una nottata intera. Allora, sciacquiamo la testa. Allora, ieri non abbiamo girato il video, ieri di sabato, perché insieme a Massimo, voi sapete che noi abitiamo in Versilia e qui sulle Apuane. Ieri ha fatto una bellissima nevicata, tant'è vero che anche oggi le Apuane sono tutte imbiancate. E quindi abbiamo colto l'occasione e siamo andati sulla neve. Siamo andati a calpestare un pochino di neve perché non ci eravamo andati ancora in tutto l'inverno, perché siamo dei bischeri, soprattutto papà è un bischero, eh? E quindi ieri abbiamo deciso di prendere la macchina e andare qua a fare a pallate di neve, pallate che Massimo ha preso, quante pallate hai preso ieri di neve da me e dalla mamma? C'era anche la Vicky, eh? C'era anche la Vicky che è la nostra canona. Come? Ti sei sporcato? E di cosa? Nella neve? Ti sei bagnato? E che vuoi che sia? E non si muore Massimo, dai! Che vuoi che sia? Non succede nulla Massimo. Quando ero piccolo io era più le volte che ero bagnato, sporco, con le ginocchia sbucciate. È la normalità, è giusto, eh. Allora, iniziamo la rasata della testa con Mercur 33C armato di Gillette 7 O'Clock Sharp Edge. Andiamo direttamente in contropelo, così vediamo anche con questo come ci troviamo, eh. Rasoio che in viso sempre molto dolce. Ora lo proviamo anche in testa. In testa che se non ricordo male non l'ho mai veramente utilizzato. Diamo una sciacquatina. Per il momento mi sembra che si comporti piuttosto bene, sicuramente qualche
tagliettino, qualche brufoletto porterò via. E mi sto trovando meglio ad andare in contropelo diretto, piuttosto che a fare più passaggi. Più passaggi che ho fatto in settimana, quando mi sono fatto i capelli dopo un po' di giorni, erano lunghi, ho preferito fare un passaggio di pelo e poi di contropelo. Qua un paio di puntini me li sono già fatti, è normale, va bene. Casomai ci diamo un pochino di fluido balsamico o di allume. Giriamola di qua. Comunque devo dire che per il momento mano leggera, come sempre, molto, non si comporta assolutamente male. C'è chi ogni tanto, ho letto alcuni commenti, mi prende un po' in giro dicendo che qua dietro mi sgarro come non so cosa, ma va bene, ci sta. Ragazzi, la presa di giro così non mi offendo, anzi. Avete ragione, come ho sempre detto, ci devo fare la mano, non è per me, è una novità, perché io la testa l'ho sempre fatta con il multilama, quindi per me questa è una novità. Devo dire che rispetto al multilama il DE probabilmente è un pochino più confortevole, nel senso che mi stressa meno la cute, però anche il multilama ho iniziato ad utilizzarlo con frequenza. Queste settimane ho fatto delle prove, quindi lo utilizzo magari anche nell'uso quotidiano direttamente in contropelo, e devo dire che ho trovato un certo beneficio. Quindi direttamente in contropelo quotidianamente, e mi sono trovato bene anche con il multilama. È rimasta qualche isoletta di pelo qua e là, però diciamo che andando in contropelo qualche correzione va fatta, credo, soprattutto qua dietro, perché sono dei punti dove ho degli avvallamenti. Ora mi sciacquo un po' la testa così è più agevole. Vediamo un po', è rimasto qualcosa qua dietro. Qualche ripassatina va fatta, però insomma, dai, tutto sommato non ci lamentiamo, Rasoio che sulla testa onestamente mi è piaciuto, dolce. Un po' come anche in viso, è un rasoio che viene poco considerato, ma in realtà con la sua lamettina performante sa fare comunque sia bene il suo lavoro. Ecco, qui qualche isoletta di pelo era rimasta, la leviamo. Ok. Forse qualcosina qui, e io poi sono maniaco, sono maniacale in queste cose. Mi piace sentire un risultato più liscio possibile, ma dai, ci dobbiamo anche accontentare, ma direi che il risultato comunque sia
È ottimo. Allora. Allora, vediamo un pochino se ci sono dei danni o no. E com'è andata? Allora, risultato direi molto buono. Poi sento già in testa l'effetto del sapone, ne parleremo nel video successivo, ma estremamente scorrevole la sensazione finale. Ottimo post rasatura e danni mi sembra di non vederne, arrossamenti è classico un pochino, soprattutto nella parte qua dietro e qui laterale ce l'ho, ma insomma niente di eclatante. Allora, intanto sciacquo un secondo anche il sapone dal pennello, da ciuffo in tasso, e lo rimetto in ammollo perché tra pochi minuti inizierò direttamente il video della sbarbata vera e propria, anche perché non vedo l'ora, eh. Ora la barba un po' lunga mi dà un po' fastidio, anche se credo che probabilmente inizierò a farmi la barba e a aspettare 4-5 giorni per, non lo so, sono in un periodo non ho, onestamente non ho molta voglia di sbarbarmi tutti i giorni, ho bisogno un po' di allentare da tanti aspetti della vita, bisogno un po' di frenare, di abbandonare un po' la routine, cambiare leggermente. Allora, l'unica cosa di cui voglio parlare, e adesso giustamente approfondire, è l'utilizzo del Mercur 33C per quanto riguarda la testa. Allora, abbiamo utilizzato questo rasoietto armato con le Gillette 7 O'Clock Sharp Edge, un rasoio che noi sappiamo essere, a seguito degli utilizzi in viso, un rasoio dolce, un rasoio molto confortevole, molto morbido nel suo utilizzo, ma che sa fare bene il suo lavoro se armato con una lametta performante. Per me queste Gillette lo sono. Allora, in testa io non lo avevo mai utilizzato. Avevo i capelli di un paio di giorni, 2 o 3 giorni. Devo dire che mi sono trovato molto bene, il risultato è molto buono, il risultato è molto buono. Ho dovuto fare un po' di correzioni alla fine, ma onestamente, come faccio sempre, sia con il multilama che con altri double edge, ottimo comfort, non ho sentito strappare più di tanto se non qui all'attacco delle basette, ma come sempre, nulla di che. Ottima profondità. Rispetto anche ad altre rasature della testa, ho meno danni, meno tagli, meno, secondo me, anche irritazione, non ho particolare dolore o fastidio. Quindi devo dire che può essere, secondo me, una validissima alternativa, ad esempio, al Lenson Shaving Medium, oppure al Game Changer 68P, che sono quelli che ho utilizzato più spesso nelle ultime settimane, negli ultimi mesi. Questo Mercur 33C può essere una validissima soluzione. Siccome molti di voi mi cominciano, no, a fare delle domande, a chiedermi, dammi un consiglio, ma per la testa cosa può essere utile? Ora, io a livello di DE in testa sono un principiante, perché ho iniziato da poco, lo vedete. I video che ho fatto sulla testa saranno 5 o 6 e dal primo video ho iniziato praticamente. Però questa può essere una validissima soluzione, un rasoietto che non costa molto, credo si trovi ancora in commercio, ma sia per una sbarbata in viso confortevole e dolce che una rasatura della testa veloce senza particolari problemi, ma in grado di dare un ottimo risultato, può essere, secondo me, una soluzione molto molto valida. Quindi Mercur 33C, ragazzi, io mi sento di consigliarvelo anche per la sbarba pelata. Allora, ragazzi, rasatura della testa fatta. Io ora risistemo un minimo qui di cose, soprattutto lavo il rasoio e comincio subito con il video della sbarbata.
Quindi mi raccomando, lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale anche se l'avete già fatto chiaramente e ci vediamo prestissimo con il nuovo video della sbarbata. Intanto vi mando un grande abbraccio, un grande saluto e vi auguro una buona domenica da Dario e da Massimo che è qui con me. A fra poco, ciao!